Manlio Di Stefano, diceva la Torre, non userei la parola guerra, l'ha usata ieri il presidente Hollande, non è la prima volta. Beh, non questa specifica magari la definirei guerra, ma quella che stiamo vivendo in tutto il globo è una terza guerra mondiale a pezzetti, come l'ha definita anche Papa Francesco, nel senso che siamo nella condizione probabilmente di maggior caos negli ultimi decenni, dal dopoguerra sicuramente. E tra una guerra che abbiamo molto vicina, anche se nessuno ne parla più, che è quella in Ucraina, e una guerra che invece ci entra in casa, e probabilmente per certi versi anche di riflesso a quella che noi facciamo in mezzo Oriente dal 2001 in avanti, siamo sicuramente in una sorta di guerra. È una guerra che non si combatte semplicemente con gli aerei e con la tecnologia, ma si combatte con questa nuova forma di terrorismo tristemente evoluto, che è quello dell'affiliazione quasi in modalità franchising. Io non sono sinceramente convinto, bisognerebbe chiedere magari ai membri del Copasir, che ne sanno sicuramente qualcosa in più, che ci sia davvero l'ISIS dietro questi attentati, dietro tutti questi attentati, ad esempio quello di ieri in chiesa. Sono convinto però che l'ISIS sia bravissimo a rivendicare gli attentati quando si manifestano in una maniera così spettacolare, purtroppo come quello che ci sono ieri in chiesa, nel senso che ci dimostra anche alcuni video postumi anche di alcuni attentatori, ma anche il fatto che fossero queste persone alcune totalmente al di fuori del mondo del califfato classico, quindi della religiosità, delle moschee, di tutto quello che riguarda il fondamentalismo, ci dimostra che possibilmente molte sono persone che hanno cercato la gloria e la santificazione nella morte, commettendo anche purtroppo una strage, e l'ISIS utilizzi anche questa eco rivendicando l'attentato come suo. Questo crea paradossalmente ancora più terrore ed è molto più pericoloso, perché significa che come anche al-Baghdadi aveva incitato i suoi affiliati dell'ISIS a fare, basta prendere un coltello o una macchina per creare una strage in nome dell'ISIS. Però Questo è molto pericoloso e molto difficile da combattere. giro subito, dobbiamo tornare alla giornata di ieri, alle reazioni delle autorità francesi, di Hollande. Prima il professor Cardini ha richiamato anche quali sono state le parole di Sarkozy. C'è una circostanza di cui hanno parlato per tutta la giornata di ieri, per tutto il pomeriggio i media francesi, ma naturalmente anche noi, perché colpisce molto, cioè che questo ragazzo era sotto sorveglianza, Il aveva il braccialetto braccialetto addirittura. elettronico. Manlio Di Stefano. Ma sicuramente la Francia in questo momento non sa più quale buco tamponare dall'emergenza che ha, sta affondando letteralmente da questo punto di vista. Ed è un paese grande, con una delle più grandi presenze diciamo, di immigrazione islamica ormai di seconda e terza generazione, un po' in tutto il paese, quindi è parecchio difficile, secondo me, controllare l'intero paese, specialmente nei casi come quello di ieri. C'è però una cosa che va detta in modo molto chiaro. Io mi dispiace per chi considera sempre le cose dal momento attuale, no? Si dice oggi come combattiamo il terrorismo, però bisognerebbe anche capire cosa hai fatto ieri e quindi agire sulle cause. La Francia non è un caso, tra l'altro, sembra assurdo, ma cito proprio Alberto Negri, di cui ho letto diversi ottimi articoli su questo, il fatto che la Francia ha causato quello che oggi sta vivendo, paradossalmente. Cioè, la Francia nell'immaginario europeo, per me, è come a livello di interventismo internazionale, è un po' gli Stati Uniti d'Europa. La destabilizzazione della Libia, che purtroppo dobbiamo al 99% alla Francia, ha dato il là a tutto quello che è avvenuto in Medio Oriente. E se, visto che se ne parlava prima, parliamo di Siria, dobbiamo ricordarci che la Siria, se Però oggi. anche la Germania ha avuto i suoi Ma si è attacchi. tirata fuori da un bel po' ormai, Sì, ha no, no, ha avuto avuto. i suoi attacchi, dico, Sì, ma ieri abbiamo fatto nella niente lista. di paragonabile a livello di caos che c'è in Francia in questo momento. E se la Siria, dicevo oggi, sotto Bashar al-Assad, che può piacere o meno, può essere considerato un democratico o meno, ma è tornata un po' più stabile di com'era, è perché si è messo di mezzo Putin e ha fermato l'invasione americana ed europea, che aveva l'obiettivo di far fuori la Russia all'ultimo porto che aveva nel Mediterraneo, che era la base di Tartus in Siria. C'è uno spostamento della geopolitica che vede in Europa l'avanzata della NATO sotto i confini dell'Ucraina, che ha destabilizzato quell'area, e in Medio Oriente di nuovo verso la Siria, dopo che avevano fatto fuori già la Libia. Allora prendiamoci anche le nostre responsabilità come Europa, non sul terrorismo,
che il terrorismo è da combattere a prescindere, non ha nulla e non può essere esclusivamente localizzato nell'idea che abbiamo noi fatto la nostra parte per crearlo. Tra l'altro lo ammette anche Joe Biden, il vicepresidente americano, che dice che l'ISIS nasce in chiave anti-Assad con laute sovvenzioni americane. Non ho capito, americane. Quindi lei sta dicendo il terrorismo? Io sto dicendo che oggi bisogna agire sulle cause. Noi ieri come Movimento 5 Stelle molto umilmente abbiamo presentato una mozione che riassume un po' tutte le nostre posizioni di questi 3 anni. Abbiamo chiesto anche alla Boldrini e a Grasso, i presidenti di Camera e Senato, di calendarizzare subito una sessione parlamentare per votare le soluzioni nostre, come voleva gli altri partiti. Quali sono le soluzioni del Movimento 5 Stelle? Di fermare le cause, quindi intanto fermare ogni forma di finanziamento diretto o indiretto al terrorismo, ovvero stringere la morsa attorno ai paesi come Arabia Saudita e i paesi del Golfo che finanziano direttamente il terrorismo. Non ci stupiamo se non prendono mai le distanze dagli attentati. Lo finanziano loro, cosa volete che prendano? L'altra cosa è le politiche europee. Le politiche europee di espansione ancora in quell'area. Aspetti che le do la parola e così non sei. Finisco un prego, attimo. Sì. Poi sull'intelligence, noi abbiamo degli enormi problemi legati al fatto che internamente nei nostri paesi l'intelligence opera, ma non c'è una reale collaborazione con paesi come la Russia e come paesi del Nord Africa, che da anni combattono il terrorismo, se pensate al Marocco ne è un esempio. E poi quella sulle armi. La legge 185 del 90, che è quella che dovrebbe limitare il commercio di armi dell'Italia, ma di tutta Europa in realtà, verso i paesi in guerra, è un colabrodo. Quindi lei dice, le armi italiane... il Movimento 5 Stelle dice fare queste tre cose in una mozione... No, ma ce ne sono diverse realtà, c'è la Turchia, c'è la Siria, c'è la Libia, c'è tutto, però bisogna agire sulle cause, noi parliamo di cause. Il Movimento 5 Stelle, io oggi anche, non amiamo parlare tanto del gossip dell'attualità, quello che è successo, se avevo o meno il braccialetto, il problema sono le cause, se interrompi le cause blocchi anche quello che succede abbiamo dopo. Abbiamo capito che non è proprio facilissimo, però dopo do la parola bisogna alla Torre, però c'era... Ma perché si sostiene l'Arabia Saudita e non si colpisce? Per evitare che il predominio in quell'area venga preso dall'Iran. Sì. Perché si vuole evitare che il predominio venga preso dall'Iran? Perché l'Iran è proiettata verso un armamento nucleare che rischia di creare un effetto a catena di nuclearizzazione di tutta quanta l'area e provocare un conflitto per che... Per il momento l'armamento allora, nucleare ci sta io però vi devo... Quindi si preferisce il cattivo conosciuto piuttosto che scommettere su nuove posizioni politiche. No, per me no, ma le nuove posizioni fallire già. Guardate che il fallimento delle nuove posizioni politiche... C'è stato un accordo. E quello, vorrei sapere se Maglio Di Stefano, perché abbiamo letto delle dichiarazioni di Di Maio, Di Maio dice serve un clima unitario, insomma colpisce questa dichiarazione, sembra una, volevo sapere che cosa ne pensa lei e se è d'accordo su questo tema delle risorse sulla sicurezza nella direzione diciamo del governo britannico che ci ha indicato adesso Negri. In realtà non dovrebbe stupire questa dichiarazione perché appunto noi quello che chiedevamo ieri è che tutto il Parlamento potesse esprimersi sulla questione delle soluzioni al terrorismo e in generale sulla politica estera italiana, poi non saremo d'accordo nel merito delle singole proposte. Ma uniti proposte. Anche nella destinazione di risorse perché questo ma poi certamente, è... Ma certamente, uniti se si mettono nel posto giusto queste risorse, ribadisco, noi abbiamo detto ad esempio investiamo sull'intelligence e investire sull'intelligence però costa, come dicevamo, perché bisogna infiltrare appunto, bisogna probabilmente anche formare nuovi agenti certo. Che riescono a entrare nelle comunità che ormai sono diventate stanziali da anni in Italia. Noi però abbiamo una ricetta diversa per trovare quei soldi, perché il governo risponde che non è facile trovarli, dall'altra parte però spendiamo 1 miliardo all'anno in Afghanistan per dire, allora noi ribadiamo il concetto, da una parte spendi soldi in una guerra nata in modo sbagliato e finita in modo ancora peggiore perché abbiamo perso totalmente la guerra in Afghanistan e i talebani hanno riconquistato il paese, ma continuiamo a spendere 1 miliardo all'anno. L'Inghilterra ci ha messo 2 miliardi all'anno per fare questo progetto, noi con 1 miliardo all'anno nell'Afghanistan riusciremo quantomeno ad aumentare un po' la dotazione della nostra intelligence. L'altra cosa che si può fare, diciamo, a costo zero, ma con una buona diplomazia internazionale, è quella di cooperare di più con gli altri paesi, vi dicevo prima. Nord Africa e Russia combattono il terrorismo da anni e l'hanno anche sconfitto in alcuni casi, cooperiamo di più con questi, che non vuol dire svendere la nostra intelligence perché non sarebbe mai possibile, ci mancherebbe altro, ma aprire un canale di comunicazione maggiore perché questi terroristi, e lo si vede dalle loro storie personali, spesso hanno dato chiari segnali di adesione, viaggi in Siria per addestramento, lo Yemen, e c'è una chiara componente che li accomuna e noi ad esempio una proposta che si era fatta, l'Europa ne sta parlando, era quella del tracciare gli spostamenti aerei col PNR europeo, ma mi sembra che però tutto ciò che riguarda una vera collettività e comunità europea si blocchi poi all'improvviso dietro all'ideologia dei singoli paesi che non vogliono
mettersi in comune neanche sulla lotta al terrorismo. Io sono un convinto sovranista, credo che la nazione debba ovviamente avere delle sue peculiarità, dice sulla ma sicurezza sulla lotta è più europeista. Bisogna più europeista collaborare. Sulla... Come secondo lei che succede su questa storia degli stipendi? Succede, cosa... io credo che la RAI si debba dotare di un codice, è un problema marginale, però è un problema marginale che abbiamo qui, visto, ecco, sono i soldi degli italiani, sulle pagine di tutti i giornali. Ci deve essere un codice etico all'interno della RAI che stabilisca i livelli dei compensi. Vabbè, ma e che li riporti sotto la soglia. Ma Leo Di Stefano, cosa deve ma succedere? Ma c'è già la legge, quella sul tetto massimo degli stipendi pubblici, che è stata girata con una mossa d'astuzia, ovvero la RAI emette nel 2015 un bond da 350 milioni, che lo fa entrare nelle aziende quotate, se mi fa parlare gentilmente. Perché il Movimento 5 Stelle durante il decreto trasparenza fece un emendamento a firma Mirella Liuzzi che cercava di evitare questo e venne bocciato dalla maggioranza. Questo ha causato che l'amministratore delegato voluto la Renzi, che presentava anche Leopoldo, piglia 650.000 euro all'anno. Guarda, ecco, caso questo, il direttore, cioè, possiamo dire due parole su questo, detto, però TG1 ne piglia 300, la Torre, ma cioè, scusi, è un progetto politico, perché non rispetta il tetto l'amministratore delegato?